Una iniziativa quanto mai interessante ed entusiasmante, una iniziativa voluta dalla scuola di Sant'Egidio Corbara per ricordare un ragazzo, Said, un ragazzo eccezionale, per chi lo conosceva e lo apprezzava, le insegnanti, il dirigente, i ragazzi, le ragazze. Lo hanno voluto ricordare in tutti i plessi scolastici delle scuole di Sant'Egidio del Monte Albino e di Corbara. Una musica, una canzone dedicata a Said, l'ha fatta cantare ai suoi ragazzi. Vivo in questa scuola da 37 anni e più passa il tempo e più mi rendo conto quanto sia stato importante educare i loro genitori. Per cui sono fortunata che quando arrivano in questa scuola hanno già una forma mentis diversa da ragazzi di altre scuole che purtroppo cambiano l'allenatore ogni anno, sanno già che cosa li aspetta. È stato un lavoro importante al quale non ho creduto fino negli ultimi 20 giorni, ecco, si è concretizzato il lavoro mentale e il lavoro affettivo. Non riuscivo a scrivere una parola, non riuscivo a scrivere una nota, però vi assicuro che di notte la risentivo nel cervello, la risentivo nel cuore, doveva solo essere partorita e poi quando è nata è stata veramente una grande soddisfazione per una che non è del settore. Ha coinvolto tutti gli alunni dell'istituto, a partire dalla scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, e oggi praticamente è arrivato ad uno degli ultimi eventi finali. Che tra l'altro si sono svolti anche negli altri plessi della nostra scuola. Il progetto Un arcobaleno per Said è la metafora proprio dell'arcobaleno che squarcia le nuvole dell'ignoranza, dell'intolleranza, del razzismo. Per cui siamo molto orgogliosi e felici perché tutto l'istituto, tutta la scuola, tutta la comunità educante ha partecipato veramente con grossa come dire, emozione, ma ha visto protagonisti dai più piccoli anche a più grandicelli, quindi io stesso voglio ringraziare tutto il personale docente, il personale ATA, voglio ringraziare i genitori di Said ai quali mi lega un'amicizia, diciamo, molto molto lunga. Grazie anche l'ultimo brano che hanno prodotto gli alunni della scuola secondaria, delle classi terze, un po' tutti quanti, molto emozionante perché ha dato modo ai ragazzi di poter veramente esprimere quella che è la propria emotività, che oggi credo sia uno degli elementi più importanti per poter avere un mondo migliore. Stanno dando prova di musica e per me la musica è un'oggettiva bellezza. La musica è uno dei principi fondamentali dell'universo e io dico sempre che le persone che si approcciano a questo, poi la professoressa Squillace qui è, insomma, è tanto brava che io anni fa le ho conferito la cittadinanza onoraria per quello che lei ha fatto per i ragazzi di Corbara, per intere generazioni di ragazzi di Corbara. L'ultima canzone che abbiamo ascoltato, sì, dedicata a Said, insomma, è bellissima. Sì, la possiamo chiamare una instant song, una canzone fatta proprio al momento per questo evento. I ragazzi sono dimostrati ancora una volta bravissimi. Del resto questo testimonia, al di là di questa occasione, che è un'occasione in sé
triste per l'evento che ricordiamo, diciamo, per la scomparsa che ricordiamo di questo ragazzo scomparso, ma anche poi insomma in sé tanti contenuti positivi, insomma, l'affetto, l'accoglienza, l'amore.